Iscriviti al canale. Tu vuoi dare una festa che finalmente te ne vai? Ma va là, non è vero. Che, ma stamattina, stamattina ho avuto l'ennesima esperienza con l'agenzia delle entrate. Per la 12ª volta preso l'appuntamento con l'agenzia delle entrate per quel cacchio di fermo amministrativo e stamattina alle 8:50 avevamo un appuntamento, abbiamo chiamato e ci hanno detto non posso fare niente. Ma che cazzo t'ho chiamato a fa? Scusi, se tu non puoi fare niente mi scusi? Non può fare niente. Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te. Ti è piaciuta la giocata? Stata forte, eh? Lo so, Fenix. Immaginavo che ti sarebbe piaciuta. Lo speravo un po'. Allora, lui ha pareggiato contro i cinghialozzi. Il fatto è che il soldino a 3-3 non so se lo voglio. Cioè, il fatto è che non perdo qua, perché lui dovrebbe avere la 3-3, perché se ha pareggiato la cinghiale, immagino che lui abbia la cinghiale 3-1 e lui abbia l'elementale 3-3, perché l'elementale 1-4 vince sempre contro i cinghiali. Invece l'hanno pareggiato. Cinghiale 4-2 è uguale. No, vincere avrebbe vinto contro l'elementale 1-4, ma... Salve Pino! Ma questo è carino. Posso fare questo, HP acquisto. Sono sciopero interessante. Cioè, probabilmente c'è il Taverna 2 Undead più forte. L'Oca che è la bestia Taverna 2 più forte. Il cinghiale Taverna 2 più forte. E l'elementale Taverna 2 più forte. E ne devo scegliere uno. Chi scegliamo? Ho scelto l'economia. Nel dubbio mi apro. Bravo. Capitalista. Servo delle banche. Non è stato fatto. La moneta non serve più. Così sia. Che partita che ha giocato ieri l'Inter, ragazzi. Mamma mia, che forte. Mamma. Mezzo catenaccio, però. Come l'ha fatto bene il catenaccio. Continua così, forza. Minchia. Quanta gente. Quanta gente. Questo è figo. Qui c'è un sacco di da pensare, perché posso comprare loro due, fare HP. Posso comprare lui e mettere l'anello. Posso comprare solo anello e buffone, fare HP. Io farei così. Spot veramente interessante. O destra o sinistra, come vuoi. Cinghiale. Pennello cinghiale qui. Ma statuina, secondo me, come quando fai cinghiali non è buona. Perché... Statuina
fai i cinghiali non è buono. Tu hai lui e hai due cinghiali a taverna 1 che sono forti. Boccale non è male, perché il prossimo turno livello. Mi porto al 5, poi al 6 troviamo i cinghialozzi, quelli spumeggianti, no? Che avversario poco simpatico. Boccale quando ricarichi ti dà sempre un servitore più alto. Le sconfitte che non ti uccidono ti rendono più forte. Che non stabilizzare sto turno? Perché... perché ho il boccale. E il boccale vuole taverna 6. Puoi trovare un sacco di schifezze a taverna 5. Mentre invece i taverna 6, per quanto brutti, anche quelli brutti sono pezzi buoni. Quindi se io qua subisco meno di 13, sono in un ottimo spot. Se subisco più di 13, capisco che potrei andare un po' in difficoltà, però... Madonna mia. Anche dato Ivoin a Leech. Giusto per non sbagliare, sì. Vabbè, va bene, va bene, va bene, va bene. Rimane vivo il Leech, non me ne frega niente, ok. Poi mi sa anche taverna 6. Vabbè, però... no, vedi? Cioè questo è missile taverna 6, capito? Ti farò un buon prezzo. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Assolda pure una di queste reclute. Oh cacchio. Via, via, via. Dentro, 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 dentro. Il ballo della vittoria, il ballo della vittoria, il ballo della vittoria, il ballo della vittoria. Rex! Bella Rex con i 35, grazie. Allora, purtroppo sono direzionato verso i demoni adesso. Importantissimo, team Tony F o Fedez? Fedez. E padre di famiglia. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. C'è poco andare veloce, non ce la fa niente sto turno. Carriera.
Che merda. Lui non sarebbe male, ma li facevano per tutti e due. Vuoi ancora recuperare? L'unica cosa di questa board è che non è che scali per un infinito. Comunque avete visto Boccale quanto è stato forte? Boccale è stato forte, forte, eh? Ora devo capire come sfruttare Leech bene. Questo non lo voglio. Mi piace il tuo modo di pensare. Chupi ha un'opzione? Veramente niente sto turno. Lui non è neanche male, eh. Punto sconfitto spia, zio Byton. C'è un comandino. Cioè devi fare dei procedimenti, ma... Cioè il prossimo turno ora io avendo secondo Moroes posso attivarli tutti e due, no? Con Leech, che non è male. Tolgo questo, tengo 6 pezzi doppio Moroes, uno a destra e una a sinistra, e funziona. Però non so se mi basta, ecco. Un po' quella è la questione. È una board che comunque ha uno scaling che è un po' limitato. Per quanto non sia male, perché comunque le mie stazze le faccio. Comunque è un plugin del Teaker, eh. Che ti apprendi di non... È un plugin del deck Teaker. E Undead fanno massimo build secondo posto, che accetterei, eh. Nel senso, faccio secondo posto, ci sto. Ma è l'unica cosa che posso fare è giocare più spell possibile. Tirare baionetta iplo. Questo monile mi sembra antisinergico con che? Ah, lui. Sì, sì, immagino molti, è vero che non è... Sono due tag che combano bene.
Si mette scudi ma non ha sufficienti stats per il momento. Qua io credo che la tripla di Barone sia il modo con cui scala un po' di più. Bestie, bestie. Siamo contro la morte. Si può fare anche un turno così. Sì, è vero che è una build, diciamo, off meta, però non ci sono i due tag che scalano di più, che i tre tag che scalano di più in questa lobby non ci sono. Murloc, Demoni e Mech. Sì, ma anche i cinghiali, è vero che ci sono, ma non ci sono i Murloc, quindi non scalano tantissimo. Cioè, non hanno la build, diciamo, che scala infinito con occhio buio, quindi anche i cinghiali potrebbero non essere forti. Quindi ci sta avere una build che scala meno, potrebbe essere molto, potrebbe anche essere buona. Che poi scala meno, è turno 12, eh? Cioè, quella è la questione. Secondo me stiamo un po' sviando, turno 12, non siamo molto avanti nella partita. È abbastanza presto. È vero che quando ci sono i demoni si possono beccare delle mille mille, ma... Che animazioni spettacolari. Spettacolo vero. Spunato un altro 8-2. Beh, spettacolare. Veramente spettacolare. Aspetta. Quando una cosa è spettacolare. Anche tripla e ciupa non farebbe schifo. È forse più Barone che ciupa. Cioè nel senso. Bestie. In realtà voglio la tripla io. Lei non è neanche male. Ah, però io devo comprare le spelle, ragazzi. E vabbè. Direi che abbiamo fatto ciò che dovevamo. Ciao Coez. Devo dire la verità.
molto più contento di giocare contro Golden rispetto a Gariani. Molto di più. Baga avrebbe bisogno di una dead che genera spell, ma non esiste, esatto, vero, vero, vero. Infatti è un po' un trinket che... cioè vuole le spell ma non ce le ha, quindi... quindi è difficile. Tanto Lich, poi no. Vediamo. Oh, stamattina mi sono svegliato, ho fatto la chiamata all'agenzia delle entrate. Poi ho preso, ho fatto un altro roba sempre per l'agenzia delle entrate, abbiamo dovuto fare le reclame. Poi abbiamo fatto, poi sono andato a cambiare le gomme della macchina, sono stato con Giulia, ho registrato il video della guida della settimana prossima e poi agenzia di teatro, sei un invasore come via youtuber, mia madre è quella che evade le tasse, no. Però ma perdo. Che culo c'ha? Dai, 98%, cioè, scusatemi. Che è sta vergogna? Non fa niente. Capita a tutti ogni tanto. Dell'attacco non me ne faccio niente. Questo è buono, eh? Cattivo, attivo, ribanna tutto. Attenzione. 198. Giusto per farvi capire la potenza, ecco. La potenza inaudita che abbiamo generato. Wow, 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 victory!